E il tema è legato alla, come dire, alle considerazioni etiche che ci sono nell'uso dell'intelligenza artificiale generativa, ovviamente in campo educativo, cioè nel campo in cui ho una certa esperienza e direi anzi, soprattutto nell'insegnamento e apprendimento della matematica. C'è una vertenza qua, le immagini, quasi tutte le immagini e diapositive sono state generate da ChatGPT-4. La prima cosa che ha generato l'ho lasciata, anche per evitare di utilizzarlo inutilmente, perché costa tanto. Pensate che per fare le ricerche che tutti quanti noi facciamo, si stima che attualmente si spendono circa nel mondo, 700 mila dollari al giorno, che non è poco, non è poco. E poi, tra l'altro, è una cifra che sta aumentando giorno per giorno. Per l'addestramento di sistemi di questo tipo, per l'addestramento di ChatGPT 3.5, è stata emessa nell'atmosfera una quantità di CO2, si dice, pari a circa quella che emettono 10 macchine in un anno, cosa a mio avviso diciamo piuttosto consistente. E questo per ChatGPT 3.5 che ha circa 175 miliardi di parametri. Pensate che ChatGPT 4, anche se nessuno effettivamente conosce esattamente quello quanti parametri ha, si stima che abbia un ordine di grandezza superiore, 1700 miliardi di parametri. Pensate quanto può avere. E quindi anche un approccio etico è quello di utilizzare, diciamo, con una certa parsimonia anche questi strumenti, no? Comunque, anche questa presentazione potrebbe essere, come dire, un esempio di collaborazione tra l'essere umano, un insegnante in questo caso, e l'intelligenza artificiale. ChatGPT 3.5 per quanto riguarda le risposte che darà alle domande che io ho proposto e che riguardano ovviamente l'insegnamento e apprendimento della matematica, e ChatGPT 4 per quanto riguarda le immagini. Vedrete che ci sono degli errori, errori ortografici, ma non è stata appunto raffinata nessuna delle immagini. E allora andiamo. Intanto, la prima domanda, no? Che cosa significa un approccio etico in campo educativo alle tecnologie dell'intelligenza artificiale? E qui è la prima cosa che io ho posto a ChatGPT-4. Io ho fatto questa domanda, dammi un'immagine che riguardi queste cose. E a parte il secondo reportability, che non è che si capisca bene che cosa voglia dire, ma in sostanza ChatGPT-4 ha dato una certa indicazione, no? Dice in campo educativo è importante tenere conto della responsabilità che tutti gli attori, quindi studenti e insegnanti, stiamo parlando in campo educativo, che utilizzano questi strumenti, devono avere, devono sapere di avere una forte responsabilità nell'uso di questi strumenti, sulle conseguenze che ci possono essere. Il professor Contucci l'altra volta diceva, non bisogna sfidare l'intelligenza artificiale, bisogna chiederci che cosa ci può dare di nuovo rispetto a quello che prima non avevamo. Ecco, questa è una grossa responsabilità. La stiamo usando in modo tale da poter conseguire obiettivi che prima non erano conseguibili, oppure la stiamo usando semplicemente come giochino fino a se stesso? Questo è il primo punto. Quella reportability, eccetera, io l'ho interpretata come un discorso di rendere conto di quello che si sta facendo. Quindi la necessità, ogni volta che si utilizza un sistema di questo tipo, di poter descrivere all'esterno i punti di forza e di criticità, in maniera tale che altre persone possono evitare di incorrere negli stessi errori. Poi c'è l'affidabilità. E questi sistemi sono affidabili rispetto agli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere? Sapete benissimo, ne avete parlato, mi sento parlare del discorso delle allucinazioni, o come meglio dice Nello Cristianini, delle confabulazioni, perché più che allucinazioni sono vere e proprie confabulazioni. Ecco, bisogna stare molto attenti, perché è vero che quando si affrontano temi specifici della matematica, le conseguenze forse non sono così drammatiche, ma anche se, lo vedremo oggi, anche nel campo della matematica, talvolta certe affermazioni dell'intelligenza artificiale, certa mancanza di coerenza nel discorso, anche nella stessa, diciamo, nello stesso periodo, contraddizioni che ci sono rispetto a una riga scritta immediatamente prima, beh, diciamo che per gli studenti, se non vengono sottolineate, possono essere rischiose. Poi c'è quello che a me interessa maggiormente, il discorso dell'equità, dell'accesso equo ai contenuti. Gli strumenti dell'intelligenza artificiale generativa possono aiutarci a colmare il gap che esiste fra gli studenti con meno possibilità, con meno risorse dal punto di vista culturale e gli studenti che invece ne hanno di più e che quindi magari possono utilizzare a casa, lo strumento a casa per approfondire la propria preparazione. Questi strumenti possono aiutarci a diminuire questo gap o invece rischiano di aumentarlo? È chiaro che dipende dall'uso che ne facciamo. Ma un altro punto in un approccio etico da tenere presente. E poi ChatGPT 4 suggeriva anche la trasparenza, che io ho intesa in due termini. Il
una trasparenza, cioè nel senso di essere trasparenti rispetto a quello che stiamo facendo. Cioè l'insegnante deve capire bene quello che sta facendo, lo studente deve avere ben chiaro quali sono gli obiettivi, quindi trasparente in questo senso, ma poi trasparente anche nel senso che quello più difficile forse. Il professor Contucci vi ha detto che è estremamente, anzi, che nessuno adesso sa che cosa accade nella dinamica algoritmi e dati. Cioè gli algoritmi sono conosciuti, ci mancherebbe, li conoscono tutti, ma il problema è come interagiscono in una rete profonda con 96 livelli, come per esempio con le ChatGPT-4, quando interagisce con i dati, che cosa succede? Ecco, questo per adesso non lo sa nessuno. E allora una trasparenza può essere anche quella di spiegare agli studenti che effettivamente c'è molto ancora da capire nell'uso di questi strumenti, c'è molta ricerca da fare. Naturalmente questa spetta ai matematici, ai fisici, agli informatici. Una piccola, consentitemi davvero 2 minuti, ma penso che siano fondamentali, questa l'ho già detta la volta precedente, ma questo è essenziale per poter inquadrare in un orizzonte di senso gli esempi che vi farò vedere. Cioè quella che penso io sia la funzione prioritaria della scuola oggi, poi magari ci possiamo confrontare in sede di discussione su questi aspetti. Io penso che sia, diciamo, costruire, pensare degli ambienti di insegnamento e apprendimento che possano consentire agli studenti di acquisire quelle che sono dette competenze di cittadinanza, cioè che consentono di partecipare agli studenti, di partecipare in modo informato, consapevole e critico alle scelte della vita pubblica, che sono sempre state difficili. Ci sono stati periodi in cui le scelte della vita pubblica erano semplici, ma oggi sono particolarmente delicati, sono problemi, davvero, tremano le gambe ad affrontarli. Pensate al discorso della gestione della globalizzazione, delle grandi migrazioni, dei cambiamenti climatici, della transizione energetica, della necessità di utilizzare al meglio, diciamo, le risorse che sono messe a disposizione dall'intelligenza artificiale generativa, evitando quei grossi rischi che ci sono. Ma come si fanno ad affrontare problemi di questo tipo se non c'è un cittadino che partecipa alle scelte della vita pubblica, consapevole, critico, con buone conoscenze, soprattutto di carattere scientifico e matematico in particolare, non c'è speranza. Quindi questo discorso della funzione prioritaria della scuola oggi, che non deve davvero lasciare indietro nessuno studente per quel che riguarda le competenze di cittadinanza, ha a che fare profondamente con la possibilità di realizzare una democrazia compiuta. E ha a che fare anche con la selezione. Perché nella scuola secondaria, io direi non solo quella dell'obbligo, fino alla fine della scuola secondaria di secondo grado, a mio avviso non è più possibile selezionare. Però attenzione, non la selezione esplicita che butta fuori, perché tutti hanno il diritto di acquisire quelle competenze di cittadinanza, di partecipare in modo informato, critico e consapevole alle scelte della vita pubblica. Ma nemmeno la selezione nascosta, implicita, tacita, quella che manda avanti sempre e comunque, anche se non sono raggiunte competenze irrinunciabili, essenziali, perché tutti hanno il dovere, la responsabilità nei confronti della collettività di conseguirle. Su questo si gioca l'azione dell'insegnante. Non è facile, eh? Come fare? Se volete, poi approfondiamo il discorso in sede di dibattito, ma è un punto sul quale io penso si debba, diciamo, prestare particolare attenzione. E allora questa sarà un pochino la stella polare che mi guiderà nel cercare di far capire perché ho scelto determinate attività da presentarvi con l'intelligenza artificiale generativa, in particolare con ChatGPT. Ecco, ritorniamo un pochino al discorso legato, scusate, levo solo questo, se posso. Ok. Legato all'approccio etico, ancora un pochino di introduzione, e qui la parola lascio a padre Paolo Benanti, che è sicuramente una sicurezza in questo campo. Dice, l'etica si fonda sul fatto che le persone decidano in maniera autonoma e presuppone che almeno di fronte a scelte ritenute maggiormente significative lo facciano dopo aver ponderato la situazione e le diverse opportunità, perché animate dal desiderio di fare quello che è bene, bontà morale, ma vuol dire il bene comune, il bene verso la collettività, e non quello che vogliono o che conviene loro, cioè il bene personale, questo è più egoismo. Ma allora, se questo è vero, si aprono due problemi. Il primo problema
è che se le macchine, ed è vero che stanno facendo questo, sostituiscono sempre più comportamenti umani anche in campo decisionale, beh, è necessario definire principi condivisi e trasparenti che guidino le decisioni dell'intelligenza artificiale. Cioè tutto deve rimanere tutto, quanto più possibile deve rimanere nelle mani dell'uomo, dell'essere umano. Il controllo deve essere quello. E questo dovrebbe sempre essere un approccio con le macchine. Anche la scuola primaria, che a volte io sento dire... Ma si controlla con la calcolatrice se il calcolo che ho fatto è corretto. No, tu controlli con la teoria che piano piano ti stai costruendo, con le proprietà dei numeri, se il risultato che hai digitato è corretto, se non hai sbagliato un tasto a digitare qualcosa. L'approccio è completamente diverso. Il controllo degli strumenti deve essere sempre nelle mani dell'uomo. È sempre più difficile, eh? Ci mancherebbe. È chiarissimo che è sempre più difficile, ma questa, se è una sfida che continua a essere fatta in questi termini, diciamo che ci consentirà, a mio avviso, di andare verso sistemi artificiali sempre più intelligenti, esseri umani sempre più intelligenti. Questo ci porterà in qualche maniera a utilizzare sempre meglio questi sistemi. Se invece ci abbandoniamo all'oracolo che dice tutto, beh, allora a quel punto andremo verso sistemi artificiali sempre più intelligenti, esseri umani sempre meno intelligenti. Questa è una grossa sfida, una china sulla quale poi è difficile salire. Questo è il primo problema. Il secondo, che tratterò in maniera molto più specifica negli esempi che farò vedere, è che se le macchine acquisiscono competenze un tempo peculiari dell'essere umano, pensate al dialogo che fa ChatGPT, è impressionante. In ChatGPT 4 ho posto una stessa domanda che avevo posto a ChatGPT 3.5. Riguardava, è possibile fare con la geometria analitica una dimostrazione del teorema di Pitagora? E ChatGPT 3.5 dice sì. Basta usare la formula della distanza fra due punti. E poi ho chiesto, ma come dimostri la distanza fra due punti? Col teorema di Pitagora. E non è uscito di, non si rendeva conto che chiaramente non è quanta consapevolezza è come un tostapane. Tanto è vero che non si rendeva conto di quello che stava dicendo, non era assolutamente consapevole. ChatGPT-4, quando gli ho posto questa domanda, mi ha fatto la stessa cosa, ma prima che io intervenissi, dice, però se faccio questo, sto utilizzando il teorema di Pitagora, io sono rimasto brasato perché ho detto, ma a questo sta pensando allora? No, in realtà si può mettere in crisi anche ChatGPT-4, solamente che è un pochino più difficile. Vi ho fatto una domanda che riguardava una funzione, no? Che aveva una funzione, era un esponenziale, che aveva un limite per x che tende a 0 da sinistra uguale al limite per x che tende a 0 da destra e faceva 0, e poi in 0 era definita f di 0 uguale a 1. E gli ho chiesto, è continua? E lui mi ha detto, sì, è continua. Allora gli ho detto, ma qual è la definizione di funzione continua? No? E lui me l'ha data correttamente la definizione di funzione continua, però continuava a sostenere che quella fosse una funzione continua. Quindi anche questa è una contraddizione, è un pochino più difficile, ci vogliono cose un po' più raffinate, ma si capisce che i limiti che ha ChatGPT 3.5 sostanzialmente sono gli stessi di quelli di ChatGPT 4, solo che è più difficile farli emergere. Ecco perché poi... Nell'interazione, negli esempi che farò vedere, ho utilizzato ChatGPT 3.5, perché questi limiti emergono più facilmente e diciamo che possono emergere anche con attività che sono alla portata di studenti di un primo biennio di scuola secondaria di secondo grado, altrimenti è più difficile. Ecco, dicevo, se le macchine acquisiscono competenze un tempo peculiari dell'essere umano, è bene essere consapevoli delle differenze fra l'essere intelligente di una macchina e l'essere intelligente dell'uomo. Questo è un punto, a mio avviso, essenziale. Che gli studenti devono comprendere. Per comprendere i limiti e le potenzialità e essere più critici e consapevoli degli strumenti che utilizzano, devono capire che il modo di pensare di queste macchine è profondamente diverso dal modo di pensare dell'essere umano. In una battuta si potrebbe dire che questi strumenti sostituiscono il principio di causalità. L'uomo è sempre stato portato a chiedersi perché, a cercare delle teorie che spiegassero le cose. Ma fin dai primordi, probabilmente si univano intorno al fuoco gli antenati nella savana per raccontarsi qualcosa, delle storie, dei piccoli racconti, che poi diventavano miti, leggende e poi teorie, sempre con il compito di spiegare, di capire perché certe cose accadono, di costruirsi i modelli del mondo. Ecco, l'intelligenza artificiale generativa sostituisce al principio di causalità il principio di correlazione, che è una cosa profondamente diversa. Profondamente diversa, ma guardate per esempio che cosa dice Chris Anderson, che cosa ha scritto nel 2008
in un articolo dal titolo inquietante The End of Theory. Dice: possiamo smettere di cercare modelli teorici. Possiamo analizzare i dati senza alcuna ipotesi su cosa questi possano mostrare. Possiamo inviare i numeri nel più grande insieme di computer che il mondo abbia mai visto e lasciare che algoritmi statistici trovino modelli dove la scienza non può. La correlazione soppianta le causalità e le scienze possono avanzare addirittura senza modelli teorici coerenti, teorie unificate o una qualche tipo di spiegazione meccanicistica. Ecco quello che dicevo, il rischio. Io non so, poi uno può essere anche d'accordo con questo, ci mancherebbe altro, ognuno ha le proprie idee. Ma io vedo in questa tendenza, se si segue questa tendenza, diciamo una via che va verso la meccanizzazione dell'essere uomo, dell'uomo. Mentre invece mi piacerebbe più che si potesse umanizzare la macchina, cioè renderla compatibile con quelle che sono le esigenze degli esseri umani, collaborare con la macchina. Quando l'intelligenza artificiale generativa dà certi output, bisognerebbe capire perché quegli output funzionano o non funzionano. Questa è la ricerca che dovremmo continuare a fare e che dovremmo far capire agli studenti che devono continuare a fare. Concludo con, direi, questa diapositiva, forse un'altra ancora su questa introduzione. Qui c'è un esempio di 6, a mio avviso, buone, tra virgolette, perché è una mia valutazione, no? Domande per un approccio etico in campo educativo di ChatGPT. Che cosa dovremmo chiederci come insegnanti quando lo utilizziamo? E innanzitutto, le modalità di utilizzazione di ChatGPT in classe consentono di migliorare l'efficacia di interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi matematici educativi fondamentali? Se sì, è bene utilizzarla, se no, è bene ripensare. Non dico di non utilizzarla, perché a mio avviso purtroppo è in qualche maniera necessario mettere gli studenti a confronto con questa tecnologia, perché altrimenti la usano a casa in maniera del tutto inconsapevole e acritica. Quindi dove se non a scuola possono imparare a usarla criticamente? Però se non ci consentono di migliorare nel conseguimento di certi obiettivi didattici, bisogna in qualche maniera modificare l'approccio. Seconda domanda, l'uso di ChatGPT può essere documentato pubblicamente e diffuso in altri contesti? Questo per evitare che qualcuno ripeta gli stessi errori, faccia, diciamo, dei processi, delle attività che hanno le stesse criticità di quelle che abbiamo riscontrato, e invece magari riesca a potenziare dei punti di forza che abbiamo valutato nell'utilizzazione. Si è predisposto un piano per limitare, ridurre o addirittura evitare la diffusione di notizie false, che sappiamo possibile. In matematica non si vanno notizie false, ma diciamo, se io voglio trattare in matematica, che ne so, il problema delle grandi migrazioni, il problema della equidistribuzione delle ricchezze nel mondo, notizie false ne possono uscire. Allora, come limitare? Come, diciamo, limitare posizioni che sono lesive dei diritti umani e che possono essere una conseguenza dell'uso di ChatGPT? Si sono predisposti interventi per assicurare eventuali preoccupazioni dei genitori. È normale che un genitore possa essere preoccupato se nella normativa europea si dice che ChatGPT non può essere utilizzato al di sotto di una certa età senza l'assistenza di un adulto. Quindi è importante, diciamo, parlare con i genitori. Si è avviata una riflessione sui possibili impatti dell'uso di ChatGPT nella società e non solo nella scuola. Anche questo è un tema che non è legato specificamente all'insegnamento e apprendimento della matematica, ma con gli studenti è bene trattarlo. Quali sono le possibili conseguenze sociali nella vita degli individui? Deve essere un oggetto di dibattito, di discussione con gli studenti. E poi è stato predisposto un piano per monitorare gli effetti dell'uso di ChatGPT nella didattica. Questo direi che in ogni esperienza sarebbe sempre bene farlo. Se ne possono aggiungere altre 10, 20, 30, a mio avviso queste sono 6 buone domande che consentono un approccio etico in campo educativo di ChatGPT. Ecco, vorrei partire proprio da questa affermazione che il professor Contucci aveva fatto nella prima, no, se non sbaglio, conferenza. Dice: in campo didattico può essere un ausilio. Poi non ha approfondito questo aspetto, no? Però poi dice: non va sfidato. E ha senso chiedersi che cosa possiamo fare che una volta non riuscivamo a fare? Ecco, io sono d'accordo al 100% se quella frase non va sfidato si intende come non va sfidato inutilmente, cioè come giochino fine a se stesso. Ma se invece lo sfidiamo per far emergere incoerenze e contraddizioni che fanno capire le differenze profonde che esistono fra il modo di essere intelligente di queste macchine e il modo di essere intelligente degli esseri umani, altro che se va sfidato, e tanto, in maniera tale da far capire agli studenti, farli avvicinare a quella che è anche la nostra
diciamo, umanità, il nostro essere umano, che è una cosa estremamente importante, al di là degli obiettivi poi matematici che possono essere raggiunti. In una delle attività che vi farò vedere, proprio andremo a fondo su questo, sulla sfida ChatGPT per far vedere agli studenti come queste macchine ragionano, tra virgolette, in maniera profondamente diversa dagli esseri umani. Ecco, io ho già detto perché ChatGPT 3.5, quindi non sto a ripetere. Il primo esempio che vi propongo, non farò vedere le risposte di ChatGPT, ve le riassumo brevemente. Io avevo, diciamo, intanto questa modalità di utilizzazione potrebbe consentire di rendere gli studenti più consapevoli e critici e quindi di costruire significati più profondi di concetti matematici importanti. In che maniera? Per esempio, in un biennio di scuola secondaria di secondo grado, in un primo biennio, si potrebbe chiedere a ChatGPT 3.5, per i motivi che vi ho detto, come introdurresti il concetto di funzione a uno studente o una studentessa di 12-13 anni? Questa è diciamo, una prova che abbiamo fatto tra l'altro a Salerno una ventina di giorni fa, in cui c'erano una ventina di colleghe e colleghi che hanno fatto, ciascuno di loro, sul loro cellulare erano collegati con ChatGPT, hanno fatto questa domanda e sono uscite chiaramente risposte diverse, perché non è un sistema deterministico. Quindi le risposte sono, però che erano caratterizzate quasi tutte, direi, da tre aspetti. Primo aspetto, ChatGPT suggerisce di utilizzare l'introduzione del concetto di funzione come macchina input-output. Cosa diversa da quella che compare su quasi tutti i libri di testo di scuola secondaria di secondo grado, dove il concetto di funzione è introdotto con un particolare sottoinsieme del prodotto cartesiano A per B, eccetera, eccetera. Quasi tutti. Secondo, diciamo, aspetto interessante, ChatGPT 3.5, anche perché non può usare grafici, eccetera, utilizza essenzialmente un registro di rappresentazione simbolico, le formule. Quindi per ChatGPT 3.5 una funzione poi è una formula, una macchina input-output, ma è la formula, la cosa importante. La funzione quadratica è f di x uguale x al quadrato. Terza considerazione comune a tutti quanti, al di là delle differenze, tanti esempi, produceva tanti esempi per far capire che cosa fosse una funzione. Ecco, pensate in classe di partire da questa risposta di ChatGPT, da una risposta in cui sono focalizzate questi tre interessanti suggerimenti. E con gli studenti potrebbe essere avviata un'interessante discussione, che è quella di dire, beh, nella definizione del tuo libro di testo, quando lo introduci come sottoinsieme del prodotto cartesiano, il concetto di dominio emerge in maniera esplicita ed è importante. Nel concetto di funzione come macchina input-output, ovviamente c'è, ma è meno, è più nascosto. Allora, quali sono i punti di forza e di criticità? Il fatto di utilizzare esclusivamente il linguaggio simbolico, quasi esclusivamente, può essere d'aiuto o non d'aiuto nella comprensione del concetto di funzione? Beh, si rischia chiaramente di confondere il concetto con una delle sue rappresentazioni. E invece le formule, linguaggio simbolico, sono un modo per rappresentare il concetto di funzione. I grafici sono un altro modo per rappresentare il concetto di funzione. Le tabelle sono un altro modo per rappresentare il concetto di funzione. È chiaro che il concetto di funzione è un qualcosa di molto astratto, si può discutere, non sto facendo per voi, ci mancherebbe altro. Sto immaginando di avere una classe di biennio di scuola secondaria e secondo grado. Il concetto di funzione è qualcosa di molto astratto. Non è accessibile ai nostri sensi, non si tocca, non si vede, non si annusa. E le rappresentazioni si vedono almeno. Poi con certi software di geometria dinamica si ha la sensazione di toccarli addirittura, di prendere questi grafici, no? Quindi attraverso le rappresentazioni possiamo, come dire, avere un approccio percettivo a questi concetti e soprattutto se utilizziamo diverse rappresentazioni non rischiamo più di confondere il concetto matematico con una delle sue rappresentazioni. Ecco. ChatGPT in questo caso viene utilizzato come una voce in classe, una voce che è diversa da quella dell'insegnante, del libro di testo. E vediamo se questa attività soddisfa quello che chiedeva il professor Contucci. Possiamo conseguire in questo modo obiettivi che prima non erano conseguibili? Beh, sicuramente in questo caso ChatGPT non è necessario, però quanto è utile? Questa è una voce che non può non avere, come dire, una certa risonanza per quanto riguarda gli studenti. È una voce importante nel dibattito pubblico. Tutti i giorni su tutti i giornali compaiono articoli su ChatGPT, sull'intelligenza artificiale generativa, si guardano in rete, c'è un profluvio di affermazioni alla televisione. Difficile che uno studente non abbia orecchiato qualcosa di questo tipo. C'è inevitabile attenzione e curiosità.
Ecco, questa voce, che può essere discussa tra insegnanti e studenti, diventa una voce importante. E quindi può essere un aiuto fortissimo che prima non avevamo per aiutare gli studenti a acquisire consapevolezza di certi significati, come quello del concetto di funzione, importante in matematica. Adesso vediamo invece una esperienza molto più approfondita, cioè nel senso che vi faccio vedere proprio domande e risposte di ChatGPT, riguarda sempre anche dal punto di vista matematico il discorso delle definizioni. Vi anticipo le cose in maniera tale che riusciate subito a orientarvi nelle tante cose che ChatGPT dice, perché prima dice una cosa, poi ritorna indietro, a volte è difficile riuscire a seguire tutto quello che fa. Ma l'idea è come definiamo un trapezio? Come un quadrilatero che ha almeno due lati paralleli o come un quadrilatero che ha due lati paralleli e due no? Ecco, ciascuno di voi avrà le proprie preferenze, io vi dico quali sono le mie, ma ognuno è libero. Io preferisco quella quadrilatero che ha almeno due lati paralleli. Era la definizione di Henriques. Qualcuno dice l'altra è Euclide, ma se non sbaglio Euclide non ha mai definito il trapezio, se non sbaglio. Adesso non vorrei dire delle idiozie, ma non mi pare che Euclide definisca il trapezio, ma sarebbe stata una definizione simile, diciamo vicina alle sue, per esclusione in sostanza. Ecco, io preferisco quella di Henriques. È un quadrilatero che ha almeno due lati paralleli. Bene. Che cos'è un trapezio isoscele? Sulla maggior parte dei libri di testo che scelgono come definizione di trapezio un quadrilatero con almeno due lati paralleli, dice che un trapezio isoscele è un trapezio che ha due lati opposti o obliqui, come chiamano, congruenti. A questo punto, il parallelogramma è un trapezio isoscele? Beh, se il trapezio ha almeno due lati paralleli, che il parallelogramma ce l'ha, e il trapezio isoscele è un trapezio che ha due lati opposti congruenti, il parallelogramma è un trapezio isoscele. Problema. Ma il trapezio isoscele è un asse di simmetria. Il parallelogramma no. Il trapezio isoscele ha gli angoli della base congruenti. Il parallelogramma in genere no. C'è un problema, no, qua. Come si risolve? Vabbè, lo sapete benissimo, poi comunque lo vedremo. Si risolve utilizzando una diversa definizione di trapezio isoscele. Ecco, il tentativo è di vedere se con ChatGPT 3.5 si riesce ad arrivare alla fine a risolvere questo problema qua. Vi leggerò solamente le cose scritte in grassetto, perché ChatGPT 3.5 è logorroica, ancora più di me, no? Quindi è una cosa terribile, terribile, per cui solo le cose in grassetto che sono quelle più essenziali. Vabbè, qui è per ripassare un po' di geometria, ma soprattutto come riflessione, ripeto, su quello che maggiormente caratterizza la natura umana. In particolare la sua volontà di chiedersi perché e quindi di avere una certa razionalità nel discorso. Il professor Contucci ha detto una cosa bellissima la volta precedente, mi ha fatto riflettere molto. Dice: ChatGPT dialoga molto bene, ha un buon registro linguistico, ha una buona, come dire, rappresentazione del linguaggio. Però da questa buona rappresentazione non emerge la razionalità, perché cade in contraddizione sovente. Ecco, dal linguaggio sembra che non emerga in modo naturale la razionalità, ci vuole qualcosa d'altro, l'essere umano sembra avercela, almeno per ora. I sistemi di intelligenza artificiale generativa per adesso no. Ecco, questo è una cosa, questa esperienza che porta gli studenti a prendere, diciamo, coscienza, a vedere con mano questo aspetto che mi pare molto importante, oltre a ripassare un po' di geometria, come vedrete. Mi puoi dare una definizione di trapezio? Certamente, va bene, no? Un trapezio è un poligono con quattro lati, di cui almeno due sono paralleli e di lunghezze diverse, dice almeno due, gli altri due non sono paralleli. Già questo è un po' strano, perché almeno due e gli altri due non sono. Uno ci passa un po' sopra, però dice, perché prima dice almeno due lati sono paralleli e poi precisi che gli altri due lati non sono paralleli? Allora avresti dovuto definire il trapezio come un quadrilatero che ha due lati paralleli e due lati non paralleli. Input. Una definizione più chiara di trapezio è la seguente: un trapezio è un quadrilatero con esattamente due lati paralleli. Vabbè, ha scelto quella che a me non piace, ma è assolutamente libero di fare una cosa di questo tipo. Però gli chiedo: ok, supponiamo che sia con esattamente due lati paralleli. Un parallelogramma può essere considerato un particolare trapezio? Lui l'ha definito come un quadrilatero che ha esattamente due lati paralleli. Sì, in effetti un parallelogramma può essere considerato un caso particolare di trapezio. Un parallelogramma ha infatti due coppie di lati opposti paralleli, il che significa che può essere considerato un trapezio in cui entrambe le basi sono parallele, quindi ogni parallelogramma è anche un trapezio. Vedete che c'è qualcosa che non funziona, no? Qualche studente potrebbe accorgersi subito,
Magari la maggior parte no. Per adesso va avanti, lo aiutiamo facendo delle domande insieme. Poi sarebbe bello che queste domande venissero fuori anche dagli studenti piano piano, no? Insomma, deve essere un lavoro giocato, ecco, un gioco che fa un gioco a fini educativi. Allora, se il parallelogramma è un particolare trapezio, bisognerebbe definire il trapezio come un quadrilatero che ha almeno due lati paralleli, giusto? Se consideriamo il parallelogramma come un particolare caso di trapezio, allora una definizione più precisa di trapezio potrebbe essere un trapezio, un quadrilatero che ha esattamente due lati paralleli. Ma questo è quello che fanno anche alcuni studenti, no? Che non stanno pensando a quello che stanno facendo, stanno cercando di capire che cosa l'insegnante vuole. Quindi, però, con molta pazienza, quando ne abbiamo. Non sempre, dipende cosa abbiamo subito in casa recentemente, invece direi almeno due lati paralleli, non esattamente due lati paralleli, altrimenti il parallelogramma non sarebbe un particolare trapezio, giusto? Hai assolutamente ragione, mi scuso per l'errore. La definizione più corretta e più inclusiva di un trapezio è quello che fanno anche gli studenti, chiedono scusa, cosa devo scusarti? Ma chiedi scusa a te se non stai pensando a quello che stai facendo. Tra l'altro, qui lo vedrete, alcune volte le contraddizioni sono ancora più pesanti e ci si può ridere insieme agli studenti. Non si potrebbe farlo con un altro studente, perché si può chiamare uno studente di quelli che non, che non sono capaci di pensare, che non hanno voglia di pensare, fanno le stesse cose, ma non si può certo ridere, tanto per motivi di correttezza professionale, eccetera, ma poi anche strategicamente, perché non le recuperiamo più. Invece di questo strumento, a meno che non ci sia già un gruppo qui dentro che sia, diciamo, rivolto alla difesa dell'intelligenza generale artificiale, della dignità dell'intelligenza artificiale generativa. Se c'è già qualcuno così, mi scuso, non ridiamo nemmeno dell'intelligenza artificiale, ma per adesso io penso che si possa ridere. Così magari gli studenti si accorgono che se uno fa le cose senza pensarci, cade nel ridicolo e forse eviteranno di farlo in futuro, forse. La definizione più corretta e più inclusiva di un trapezio dovrebbe essere un trapezio e un quadrilatero che ha almeno due lati paralleli. È quella che piace a me, siamo d'accordo. Anche l'insegnante è contento, bravo. Bacio in fronte allo studente. Partiamo quindi dalla definizione, per dire così almeno siamo d'accordo, no? Di trapezio come quadrilatero che ha almeno due lati paralleli. Come definiresti un trapezio isoscele? Beh, un trapezio isoscele è un trapezio i cui lati non paralleli hanno la stessa lunghezza. Vabbè, quindi un parallelogramma è un particolare trapezio isoscele, ce l'ho messa lì lo stesso, no? Perché ha due lati paralleli e gli altri due lati di uguale lunghezza. Vediamo se mi viene dietro su questo discorso. Sì, hai ragione, un parallelogramma è un caso particolare di trapezio isoscele. Infatti, nel parallelogramma entrambi i lati non paralleli hanno la stessa lunghezza, mentre i lati paralleli sono anche congruenti. Quindi possiamo dire che ogni parallelogramma è anche un trapezio isoscele. Perché continua a parlare di lati non paralleli? Un parallelogramma ha due coppie di lati paralleli. Secondo la tua definizione, è un trapezio perché ha almeno due lati paralleli ed è isoscele perché ha due lati congruenti, giusto? In effetti, un parallelogramma, entrambe le coppie di lati opposti sono paralleli, quindi non c'è bisogno di specificare lati non paralleli. Quindi un parallelogramma può essere considerato un trapezio isoscele perché ha almeno due lati paralleli, in realtà ne ha esattamente due, e due lati congruenti, lati paralleli opposti. Grazie per la precisione e la chiarezza, detto. Quindi dovremmo essere d'accordo. Allora dico, il parallelogramma ha assi di simmetria? Perché a questo punto mi ha detto che il parallelogramma è un particolare trapezio isoscele. E qui è la cosa interessante, tanti studenti fanno questo errore. Sì, il parallelogramma ha due assi di simmetria, quello passante per i punti medi, no? Dei lati. Vabbè, dice quello in sostanza. Sei sicuro? Se fai una simmetria rispetto alla retta che congiunge i punti medi di due lati opposti, il parallelogramma viene trasformato in se stesso? Vedete, è anche un'occasione per ripassare, no? In un primo anno un po' di geometria, insomma, si può fare con GeoGebra, con carta e matita, quello che volete voi, insomma. In realtà i parallelogrammi non hanno assi di simmetria, se ne è reso conto. Quindi il parallelogramma in generale non ha assi di simmetria. Il trapezio isoscele ha assi di simmetria? Per quanto riguarda il trapezio isoscele, guardate questo, se è simmetrico rispetto alla sua linea di simmetria, cioè l'asse passante per il punto dei due masi, allora avrà un asse di simmetria. Tuttavia, se il trapezio isoscele non è simmetrico, allora non avrà un asse di simmetria. Catalano, non so se ricordate quelli della notte. Mi fai un esempio di trapezio isoscele non simmetrico? Perché adesso andiamo sull'aspetto duro.
Certamente, beh, ecco un esempio di trapezio isoscele non simmetrico. Considera un trapezio isoscele in cui le basi, i lati paralleli, hanno lunghezze diverse e i lati obliqui, i lati non paralleli, ritorna, hanno lunghezze diverse anche loro. Ad esempio, immagina un trapezio isoscele. Io ho anche pensato che fosse un problema di traduzione, passando dall'italiano all'inglese, per cui fa questo ritraducendo, ma in realtà è in contraddizione con quanto ha detto prima, quindi non è un problema di traduzione. Vabbè, fa questo esempio di un trapezio che non è isoscele. In questo caso il trapezio non è simmetrico rispetto alla sua linea di simmetria, che anche questa è una cosa grandiosa, no? L'asse passante per il punto medio delle basi, perché le lunghezze dei lati obliqui non sono uguali, nonostante sia isoscele. Lo vedete qua la confusione com'è diventata? Drammatica, eh? Drammatica. Ma può essere isoscele il trapezio che hai considerato? Hai detto che un trapezio isoscele ha due lati opposti congruenti, lo si richiama. Tra l'altro, mentre queste cose che si fanno all'interno di una sessione non passano all'esterno, durante quella sessione dovrebbe imparare da quello che ha detto in precedenza. Siccome è del tutto inconsapevole di quello che sta dicendo, ogni tanto cade in contraddizione lo stesso. Però non passano all'esterno, eh? Diciamo, quello che ha all'esterno, le sue capacità sono determinate in fase di preaddestramento e basta. Un trapezio isoscele non può avere lati obliqui di lunghezze diverse, come nel mio esempio precedente. Ecco un esempio corretto di trapezio isoscele non simmetrico. Immagina un trapezio con base di lunghezza 5 unità, un'altra base di lunghezza 9 unità, i lati obliqui che sono congruenti di 7 unità ciascuno. In questo caso il trapezio isoscele non è simmetrico rispetto alla sua linea di simmetria perché le lunghezze delle basi non sono uguali. È come se pensasse con trapezio isoscele un rettangolo, che ne so. Che c'entra che le basi non sono uguali? Se l'asse R che stiamo considerando passa per i punti medi M della base AB e N della base DC, io ho anche aggiunto ed è perpendicolare alle basi, anche se in questo caso è superflua, i punti A e B si corrispondono nella simmetria di asse R e i punti C e D nella stessa simmetria. In un trapezio isoscele, anche se le basi hanno lunghezze diverse, l'asse di simmetria attraversa ancora i punti medi di entrambe le basi e la figura risulta simmetrica rispetto a quest'asse. È vero, qui se l'obiettivo fosse quello di arrivare a quello che volevamo arrivare, cioè ridefinisci il trapezio isoscele in maniera tale che sia coerente col fatto che un trapezio abbia almeno due lati paralleli e un parallelogramma sia un particolare trapezio ma non isoscele, se fosse quello c'è da spararsi. Però se invece l'obiettivo è quello intanto di ripassare un po' di geometria insieme agli studenti e di far capire come bisogna stare molto attenti agli output di questi sistemi, che non sono oracoli. Tra l'altro, sì, mi pare forse nel libro di Paolo Benanti si osserva che Oracle, che è una delle più grandi aziende di gestione database, vuol dire oracolo, in qualche maniera. Un anagramma di Oracle è Corela, gli manca una R e diventa fuori Correla, che vuol dire nome, nome, proprio tutto quanto, che è bellissimo questo. Vabbè, lasciamo perdere su questo. Quindi ricapitoliamo quello che ricapitoliamo. A questo punto hai fatto una confusione enorme, vediamo se ti sono chiare le cose che abbiamo condiviso, che abbiamo raggiunto, anche per gli studenti. Si potrebbe far ricapitolare agli studenti per vedere se hanno compreso qualcosa. E lui dice, benissimo, certo, certamente. Trapezio isoscele. Un trapezio isoscele è un trapezio con i lati obliqui, ritorna, non paralleli, vabbè, in cui i lati obliqui sono congruenti. Asse di simmetria, un parallelogramma non asse di simmetria. Un trapezio isoscele può avere un asse di simmetria che passa per i punti medi delle sue basi, rendendolo simmetrico rispetto a quell'asse. Definizione di trapezio: un trapezio è un quadrilatero che ha almeno due lati paralleli. A parte qualche cosetto, ci si potrebbe anche accontentare di un punto di partenza. Allora dice: secondo quello che dici, sembra che un trapezio sia un quadrilatero che ha almeno due lati paralleli. Quindi potrebbe averne anche due coppie di lati paralleli. Infatti, un parallelogramma è un caso particolare di trapezio, è coerente con quello che ha detto prima. Invece un trapezio isoscele deve avere due lati non paralleli. Perché questa precisazione è necessaria? La definizione corretta di trapezio isoscele è semplicemente un trapezio i cui lati obliqui sono congruenti, senza ulteriori precisazioni riguardo alla parallelità, la chiama, dei lati. Molto bene, quindi un trapezio è un quadrilatero con almeno due lati paralleli e un trapezio isoscele è un trapezio con almeno due lati opposti congruenti. Quindi un parallelogramma è un particolare trapezio isoscele, giusto? Sarebbe bello partire di qua. Vediamo dove andiamo a finire se riusciamo a risolvere il problema. E c'è già molta fatica, dietro. Un trapezio è un quadrilatero con almeno due lati paralleli. Un trapezio isoscele è un trapezio i cui lati obliqui continua
Il mio allenatore diceva sempre: insistisci, Paola, insistisci. Ecco, lui sta insistiscendo, non so, sono congruenti. Un parallelogramma avendo due coppie di lati paralleli e lati opposti congruenti può essere considerato un particolare caso di trapezio isoscele. Beh, però questo, diciamo che, a parte il perché continua a precisare non paralleli in riferimento ai lati obliqui di un trapezio isoscele, tra l'altro, se fosse così come dice, allora un parallelogramma non potrebbe essere un trapezio isoscele perché ha due coppie di lati paralleli, diciamo che anche i suoi lati obliqui sono paralleli, gli altri due lati, no? A due lati opposti paralleli. Non c'è motivo per specificare non paralleli in riferimento ai lati obliqui di un trapezio isoscele. Inoltre, come hai giustamente sottolineato, la definizione di un parallelogramma include il fatto che ha due coppie di lati paralleli, quindi i suoi lati obliqui sono anche paralleli. Un parallelogramma non può essere considerato un trapezio isoscele perché non soddisfa la definizione di quest'ultimo, che richiede la presenza di almeno due lati paralleli e lati obliqui congruenti. Sembra, non so se è proprio lo sforzo, no, di riuscire a trovare un punto di... E poi invece passo indietro. È frequentissimo, proprio perché non capisce quello che sta dicendo, non è consapevole di quello che sta dicendo. Continua a non capire, cerca di seguire il mio ragionamento. Hai detto che un trapezio isoscele è un trapezio con due lati obliqui congruenti. Un parallelogramma ha almeno due lati paralleli, quindi è un trapezio. Inoltre, ha almeno una coppia di lati opposti congruenti, quindi è un trapezio isoscele. Perché dici che un parallelogramma non è un trapezio isoscele? Proprio non capisco, ed è la disperata preghiera del docente. Un parallelogramma per definizione ha due lati paralleli, quindi potrebbe essere considerato un trapezio. Inoltre, poiché i lati opposti di un parallelogramma sono congruenti, soddisfa anche la definizione di trapezio isoscele, dove i lati obliqui sono congruenti. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, un parallelogramma, e sia un trapezio, sia un trapezio isoscele. Speriamo di essere arrivati fin qua con molta fatica. Ora attenzione, ti prego, fai attenzione, chiaramente non può fare attenzione, però per come abbiamo definito un trapezio isoscele, un parallelogramma, possiamo concludere che un parallelogramma è un caso particolare di trapezio isoscele. Possiamo quindi dire che tutte le proprietà del trapezio isoscele devono anche essere proprietà dei parallelogrammi? E questa è una razionalità del discorso matematico. È importante, non tutti gli studenti ne sono così consapevoli, eppure è una cosa importante. Eh sì, esattamente, poiché un parallelogramma è un particolare caso di trapezio isoscele, tutte le proprietà che si applicano ai trapezi isoscele si applicano anche ai parallelogrammi. Ricordate quello che ha detto qua, Quindi, se una proprietà è vera per i trapezi isoscele, sarà anche vera per i parallelogrammi. Bravo, complimenti, giusto. Ad esempio, se consideriamo la proprietà dei trapezi avere lati obliqui non paralleli, ma congruenti, questa proprietà si applica anche ai parallelogrammi, un tipo specifico di trapezio isoscele. Vabbè. Prima però hai detto che un trapezio isoscele è un asse di simmetria, mentre un parallelogramma no. Come si concilia questo fatto con l'esigenza che tutte le proprietà valide per un trapezio isoscele, questo è specifico, rispetto a quello che ha detto prima e si richiama, non è che l'ha detto un po' troppo prima e non se ne ricorda più, te lo metto lì. Se capisse quello che sta facendo, non potrebbe sbagliare. Guardate la risposta. Hai ragione nel sottolineare questa discrepanza. Mi scuso per la confusione. Quando si afferma che un parallelogramma è un particolare trapezio isoscele, ci si riferisce alle proprietà relative ai lati e agli angoli, ma non necessariamente a tutte le proprietà geometriche, come la presenza di assi di simmetria. Si esclude, no? Ad hoc. Questo è proprio contro la razionalità del discorso matematico. Sono strumenti che non sono adatti a essere utilizzati come oracoli, almeno nel caso di domande di questo tipo, no? Sono pericolosissimi e forse anche in altri casi, Chissà se succede così anche quando ci consigliano di andare a mangiare da qualche parte, che potrebbe essere anche più rischioso agli occhi di qualche studente. A maggior ragione, certamente. Ne sei proprio sicuro? Per esempio, un trapezio isoscele ha gli angoli alla base congruenti. Mi hai appena parlato, quelli degli angoli e dei lati vanno bene, la simmetria chissà perché no. Però gli angoli alla base, un parallelogramma, gli angoli alla base congruenti, questa proprietà passa al parallelogramma? In effetti, mentre un trapezio isoscele ha gli angoli alla base congruenti, questa proprietà non si applica necessariamente ai parallelogrammi, a meno che non siano specificamente rettangoli, questo è vero. Quindi anche se un parallelogramma è un particolare trapezio isoscele in termini di lati paralleli, non tutte le proprietà geometriche specifiche di un trapezio isoscele si applicano ai parallelogrammi. È veramente la libertà caotica, no? Inutile, quella che non consente di capire niente di quello che si sta dicendo.
Ma come si fa a considerare un parallelogramma un particolare trapezio isoscele se non soddisfa tutte le proprietà geometriche del trapezio isoscele? Ti sembra logica una conclusione come quella che hai dato nella risposta precedente? Abbiamo quasi finito, eh. Vi dico già che non abbiamo risolto niente con ChatGPT 3.5. Non se ne esce, vi farò vedere invece con ChatGPT 4 cosa è successo velocemente, poi l'ultimo esempio ve lo descrivo solo in maniera tale che rimanga del tempo per la discussione, insomma, per le domande sia per chi è a casa che per chi sta seguendo qua, di chiarimento, le perplessità, gli approfondimenti. Dice un parallelogramma, due coppie di lati paralleli, angoli opposti congruenti, ma non necessariamente a lati obliqui congruenti, come richiesto per un trapezio isoscele. Quindi non è corretto dire che un parallelogramma è un particolare trapezio isoscele. Siamo ritornati ormai indietro. L'insegnante, però, prima di demordere, no? Continua, no? Se no ne perderemo tanti, bisogna insistere, insistisci. Ecco. Anche questa conclusione sembra molto strana. Un parallelogramma non avrebbe i lati obliqui congruenti? Non pensi che il problema, guarda che la parola inizia per F e finisce per uoco, che parola è, no? Non pensi che il problema stia nella definizione che abbiamo scelto per il trapezio isoscele? Tanto ho scoperto che gioco con un mio nipotino da 4 anni e mezzo, che i bambini sotto una certa età si inizia per un finisce per uoco, non riescono a fare fuoco. Era una cosa stranissima. E poi però dopo un po', evidentemente meglio un cibo naturale che un intelligente artificiale, poco fa. Questo non c'è una domanda oppure è solo. Vabbè, se c'è una domanda, dimmi che anche se sono. Anche questa conclusione, un parallelogramma non avrebbe lati obliqui congruenti? Non pensi che il problema stia nella definizione che abbiamo scelto per il trapezio isoscele? Non potremmo provare a cambiare definizione? E dai, una possibile formulazione della definizione potrebbe essere: un trapezio isoscele è un trapezio in cui almeno un paio di lati non paralleli, lati obliqui, sono congruenti. Ritornato a capo, questa definizione poi segue. Mette in evidenza il fatto che i lati obliqui sono congruenti senza specificare esplicitamente che non devono essere paralleli. Questo consentirebbe anche ai parallelogrammi di essere considerati trapezi isoscele perché soddisfano la condizione di avere lati obliqui congruenti. E poi la cosa, adesso non fatemi dire una brutta parola, l'ho messa in rosso, è importante considerare diverse prospettive al fine di garantire chiarezza concettuale. Qualche studente lo fa a volte, una sfida di questo tipo, dopo aver sparato delle cose, ti dice anche, questo è lo stesso. Bene, ho smesso a quel punto lì, ho rinunciato. Naturalmente il problema, l'abbiamo detto, basta definire il trapezio isoscele non come un trapezio che ha due lati obliqui congruenti, ma che ha due angoli alla base congruenti. In questo caso un parallelogramma è un particolare trapezio, ma non un trapezio isoscele, oppure che ha la diagonale congruente, trapezio isoscele, o che ha un asse di simmetria. Si risolve in questa maniera. Però ChatGPT 3.5, queste mostro di intelligenza artificiale, non solo non è riuscito ad arrivarci con la conduzione di un abile insegnante come ero io, ma non è proprio, è andato completamente in palla. Invece la cosa importante, ChatGPT con ChatGPT 4 le cose vanno davvero molto meglio, perché introduce, per difendersi da alcune contraddizioni che anche ChatGPT 4 fa, su questo, però introduce, come dire, si giustifica dicendo: ma attenzione, ci sono esigenze didattiche e ci sono esigenze poi di carattere invece del discorso matematico. Sembra quasi introdurre una sorta di, come dire, non contrapposizione, ma di differenza tra quella che è la matematica Levi-Tolla, chiamerebbe matematica elementare, dove gli oggetti geometrici sono già dati, lo studente ha in mente che cos'è un trapezio isoscele e c'ha quella cosa lì. Quindi la definizione non serve per generare questo oggetto nuovo in qualche maniera, ma semplicemente per descrivere le caratteristiche di quell'oggetto come è pensato dagli studenti a. E allora in quel caso il trapezio isoscele è un trapezio, è un quadrilatero che ha due lati paralleli e due no, chiamati lati obliqui. Questa definizione è, diciamo, della matematica elementare. Ma poi dice ChatGPT 4, c'è anche una matematica avanzata, dove quando io ho definito trapezio isoscele è un quadrilatero che ha almeno due lati paralleli, trapezio, scusate, beh, allora nella definizione di trapezio isoscele non posso dare i due lati obliqui congruenti, ci arriva. E quindi, diciamo, si riesce a portarlo in poco tempo, al discorso che è necessario cambiare la definizione. Ha molte potenzialità in più. Diciamo che simula molto meglio di ChatGPT 3.5, che è in grado di non simulare niente in domande come questo tipo,
ChatGPT-4 simula una certa razionalità. Poi, ripeto, cade in difetto se si fanno le cose in maniera un pochino più raffinata. Ecco, questo esempio, ripeto, non ve lo descriverò in... ve lo descrivo solamente a grandi linee, vi dico solo qual era lo scopo di questo esempio. Cioè, prima abbiamo visto l'utilizzazione di ChatGPT 3.5 per rendere gli studenti più consapevoli del significato certi oggetti matematici importanti. ChatGPT come voce diversa dall'insegnante e dal libro di testo in classe. Voce che consente di avviare una discussione e quindi un approfondimento su quei concetti. Secondo esempio, ChatGPT per ripassare un pochino di geometria o di qualche parte della matematica, ma soprattutto per mostrare agli studenti come quando non c'è consapevolezza di quello che si dice, si corre il rischio di cadere in contraddizione, di cadere nel ridicolo. E quindi attenzione, perché quella intelligenza, il modo di essere intelligenti delle macchine, almeno delle attuali macchine, è profondamente diverso da quello dell'essere umano e bisogna mantenerla. Bisogna soprattutto mantenere il controllo di quello che le macchine fanno. Terzo esempio, imparare a fare buone domande. Qui l'avrete già sentita, però è talmente carina che la devo ripetere. Perché quando dico imparare a fare buone domande, c'è qualcuno che pensa sempre, inizia a saper dare delle buone risposte, che ci mancherebbe, è anche importante. Una volta un giornalista chiese a Francesco De Gregori se era importante essere intonati per cantare. De Gregori lo guardò un po' e disse, però un po' aiuta, ha detto. Quindi imparare a dare buone risposte aiuta, e ci mancherebbe, sono d'accordo con voi, va bene imparare a dare buone risposte. Però oggi forse, se si fanno fare buone domande, se si impara a fare buone domande, e dove possono imparare? Mica da soli, a casa, digitando in maniera tun-tun come capita, con l'insegnante, in classe, a scuola. Se si insegna agli studenti a fare buone domande, possono trovare delle buone risposte. E allora c'è tutta quella che si chiama ormai ingegneria del prompt, ci sono ormai libri che iniziano a essere scritti su questo. A mio avviso, io ho guardato i suggerimenti, non conosco tutta la letteratura, ho letto 2 o 3 libri, ho guardato i suggerimenti che danno per quanto riguarda il campo educativo, mi sembrano suggerimenti ancora di basso livello. Penso che ci sia molto da lavorare su questi aspetti. Tra l'altro, quasi tutte le esperienze sono rivolte a fare delle buone domande per ottenere dei buoni test di valutazione, che capisco che possa essere, come dire, un qualcosa di attrattivo, di attraente per quanto riguarda gli insegnanti, perché consente di risparmiare lavoro. Ma intanto è estremamente difficile che ChatGPT, se non è proprio guidato benissimo, ma con molta attenzione, riesca a produrre dei buoni test. Cioè lo sforzo probabilmente è molto superiore a quello di non pensarci da soli. E poi, forse non è questa la migliore forma di utilizzazione di questi strumenti. Invece quello dell'imparare a fare buone domande mi sembra estremamente interessante. Allora, intanto qualche piccolo suggerimento che ho letto, leggendo, appunto, che ho visto, guardando queste pubblicazioni in rete. Intanto quella che viene chiamata fase di priming, cioè predisporre delle domande, dei prompt opportuni per indirizzare le risposte di ChatGPT. Oh, guardate che non sono ricette, queste qui sono suggerimenti che poi uno può seguire o non seguire, bisogna lavorarci. E gli studenti imparano facendo, e gli insegnanti imparano facendo con gli studenti, non devono già essere esperti in questo. Magari sì, averci provato un po' prima, per avere qualche idea così abbastanza generale. Per esempio, quale contesto creare nel prompt? Mettere solamente le informazioni di base, quindi generiche, perché magari non si conosce bene l'argomento e quindi si vuole una risposta che dia dei suggerimenti per andare avanti. Oppure invece informazioni dettagliate, che precisino un certo livello voluto, a un certo livello voluto il contesto, in modo da ottenere risposte più o meno orientate, perché so già quello che voglio. Voglio semplicemente poi vedere di approfondire quelle che saranno le prime risposte di ChatGPT. Inserire eventuali parole chiave, naturalmente opportunamente pensate, può essere un aiuto per ChatGPT, per avere risposte più adeguate a quello che vogliamo avere. Poi decidere se si vuole assegnare un ruolo a ChatGPT. Gli si può dire di essere un insegnante, oppure uno studente di un certo livello di età, di scuola media, di scuola secondaria, di secondo grado, di un universitario, di un esperto di un certo argomento. Vogliamo che sostenga una certa tesi o sostenga un'altra tesi contrapposta, oppure entrambe, portando i punti di forza e di criticità di entrambe le tesi. Sono tutte cose che dobbiamo decidere nel momento in cui facciamo un prompt. Decidere lo stile della risposta e il pubblico a cui è rivolta.
Perché a seconda del pubblico, ChatGPT, se glielo specifichiamo, darà risposte diverse. Provate per esempio a fare quella domanda, come introdurresti il concetto di funzione a uno studente universitario o di scuola secondaria di secondo grado, darà una risposta diversa rispetto a quella che ha dato prima, ma significativamente diversa. Può essere un testo descrittivo, dire questo deve essere un testo descrittivo, oppure argomentativo, oppure deve essere un articolo scientifico divulgativo, oppure tecnico. Oppure una spiegazione per studenti di un certo livello di età. Cambiano queste cose. La risposta cambia. Anche il tono della risposta, entusiastico, critico, formale, informale, serio, creativo, imparziale, ha capacità linguistiche notevoli. Se lo si aiuta in questa maniera, dà risposte molto più puntuali. E poi la fase di refining, cioè affinare le risposte. Chiedendo a ChatGPT una cosa è per esempio quella semplicemente di schiacciare il tasto rigenera la risposta, però è chiaro che se non gli dai degli strumenti in più, difficilmente ti introduce qualcosa di molto significativo in più. Invece magari potresti aggiungere qualche elemento di contesto o qualche richiesta, riformulandola in termini più chiari, tenendo conto magari della risposta che ChatGPT ha dato in precedenza. Questa è l'interazione, la collaborazione, no? Con l'intelligenza artificiale generativa. Per esempio, si può chiedere di sintetizzare una risposta, di ampliarla, approfondirla, eventualmente precisando in quali punti, di darla da un differente punto di vista, di produrre degli esempi, dei controesempi. Sono tutte cose importanti. Si può chiedere di confrontare due diverse posizioni su un certo tema, magari dopo averle riassunte per punti, e tra l'altro questo consente anche di far capire agli studenti quanto sia importante in un'argomentazione ascoltare gli altri. Prima di parlare della mia idea, della mia posizione, prima di presentarti la mia posizione, in una discussione argomentativa io dovrei riassumere quello che hai detto brevemente per punti e chiederti se tu sei d'accordo con quello che io ho riassunto. Solo questo vuol dire che ti ho ascoltato e quindi che ho, come dire, il diritto di entrare in comunicazione con te e di risponderti. Non che rispondo senza aver sentito quello che dici, anzi, magari cercando di impedire a te di dire qualcosa. Come spesso avviene, no? In quelle pseudo dibattiti televisivi che spesso vediamo o sui social cosiddetti. Per ottenere risposte più puntuali si possono fare esempi nel prompt, in modo a precisare meglio il contesto. Naturalmente, quanti più esempi si fanno, tanto più si orienta la risposta. Quindi la scelta di non fare o fare esempi e di quanti fare dipende dal grado di dettaglio, di orientamento che si desiderano alla risposta. Si può guidare il processo di risposta chiedendo di rispondere a una domanda o una risoluzione di un problema, magari dicendogli fammi vedere passo passo quello che hai fatto. In ChatGPT-4 gli avevo chiesto di calcolare un limite, è un limite piuttosto complicato, e lui l'ha calcolato correttamente. Io ho detto, ma come hai fatto a calcolarlo? E lui dice, si fa applicando dell'Hôpital. In realtà se applicavi dell'Hôpital si complicava questo. Allora io ho detto, ma sei sicuro? Mi fai vedere i passi che hai fatto? E lui mi risponde, cioè in realtà io non ho fatto con Dropital, ho utilizzato un Python, una libreria, eccetera, e mi è venuto questo. Mi prende anche in giro, cioè, capisci? Quindi si può chiedere di precisare passo passo, se l'ha fatto, se ha risposto passo passo, lo fa vedere. Ecco, questo non ve lo faccio vedere, ve lo descrivo solamente brevemente, poi lascio la diapositiva finale. Questo è un altro modo, no? Quello di imparare per gli studenti a fare domande, di insegnare agli studenti, di imparare insieme agli studenti a fare domande a ChatGPT e nello stesso tempo di diventare esperti di un certo argomento. Mentre si impara a fare domande, si ottengono risposte sempre più dettagliate e raffinate, e quindi è inevitabile, si impara rispetto a quello che è l'argomento. Allora io ho provato a dire, guarda, scrivi un articolo sulle disuguaglianze economiche nel mondo. Immaginiamo che questo sia stato proprio il compito dato da un insegnante a uno studente, no? Scrivimi un articolo sulle disuguaglianze economiche nel mondo, magari dopo aver ascoltato una conferenza. Una volta avevamo ascoltato quelle conferenze della Scuola Normale di Pisa del professor Piazza, che riguardava proprio questo, e tanto per vedere se gli studenti avevano sentito, adesso scrivimi due paginette, tre paginette. Che cosa potrebbe fare uno studente? Va su ChatGPT, scrivi un articolo sulle disuguaglianze economiche del mondo. La prima produzione, ma ripeto, non la leggiamo, quindi non preoccupatevi di quello. La prima produzione è una produzione dignitosa, assolutamente. Se guardate proprio a volo d'uccello quelle cose scritte in azzurro, si capisce che dà un'idea, però è superficiale, fragile. Allora, supponiamo che uno studente arrivi in classe con questo prodotto, ma l'insegnante se ne accorge subito che è stato fatto da ChatGPT senza alcuna interazione. La valutazione sarà negativa perché non hai lavorato tu. La do a ChatGPT la valutazione, non a te. Ma se invece lo studente
vi lascerò le diapositive così chi ne ha voglia le può guardare. Se invece lo studente inizia a fare delle domande, a partire magari da questa risposta di approfondimento, magari anche saltando, all'inizio non capisce a seguire, diciamo, che tipo di discorso logico potrà fare, ma inizia ad approfondire, inizia ad acquisire una serie di documenti che sono come tanti pezzi di un puzzle che poi dovrà ricomporre. Ma se anche tutte le tessere del puzzle sono fatte, cioè tutti i documenti da ChatGPT, e lui le ricompone, lui o lei, la studentessa o lo studente, le ricompongono bene, ma non è un buon modo di collaborare con questa intelligenza artificiale? Non sono studentesse e studenti che dimostrano buone competenze? Competenze di cittadinanza, stanno usando in maniera critica e consapevole questi strumenti, le risorse offerte da questi strumenti. Sanno porre domande, non sanno dare le risposte, ma dalle risposte che hanno dato, e che sono buone risposte perché hanno posto buone domande, intanto hanno imparato qualcosa, sono diventati esperti di quell'argomento. È poco? Quindi, come insegnanti, non dovremmo avere troppa paura che gli studenti chiedano a ChatGPT. Nessuna paura. Il problema è cosa chiedete e come le chiedete. Questo è un altro discorso. Perché se la produzione che mi portate testimonia un lavoro di riflessione, di riorganizzazione di un discorso, di approfondimento del discorso, vuol dire che hai interagito bene con l'intelligenza artificiale generativa, hai collaborato con questo sistema. Ha imparato a usare le risorse oggi disponibili per fare un buon lavoro e per apprendere. Non è poco, mi sembra. Quindi, qui ripeto, le vedrete tutte quante, sono, pensate che mappazzà di cosa, ve le siete risparmiate. Ecco, vi lascio con questa frase che in qualche maniera è del Giulio Cesare di Shakespeare, che in qualche maniera ci fa capire che tutti i timori che ci sono, che ci mancherebbe, sono assolutamente timori rispettabili, comprensibili e leciti, cioè sul fatto di dove ci porterà questa intelligenza artificiale generativa, beh, dovrebbero essere ripensati. Se pensiamo alle modalità di utilizzazione, quali possono essere le modalità di utilizzazione, che invece potrebbero aiutarci proprio in questa sfida a diventare più intelligenti, mantenendo la nostra umanità, mantenendo il controllo di questi strumenti. Mantenendo un controllo almeno sulle risposte, se non possiamo farlo sull'interazione fra algoritmi e dati, perché sembra estremamente difficile, almeno oggi, beh, che con i due strati si danno, Nello Crestanini nel suo libro ne parla proprio, con due strati ci sono teoremi matematici che spiegano come avviene questa interazione, con 96 strati, col deep learning no. Però se non c'è la possibilità lì, almeno sugli output, quello noi possiamo mantenere. Vi ringrazio.